siamo in compagnia di Michele Boldrin, professore Washington University, economista e ex consigliere della Fed St. Louis. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio, vedo che siete in grande forma. Grazie, grazie. Possiamo dire lo stesso anche per lei. E dunque, io vorrei iniziare con una domanda un pochettino off script, ma non posso saltare questa domanda perché ciò che stiamo vedendo con il Bitcoin è davvero storico, soprattutto dopo la quotazione del nuovo ETF sui futures del Bitcoin. Ma non è importante la quotazione, è piuttosto importante il backing, ovvero il supporto da parte della SEC, e dunque un supporto anche istituzionale. Può essere presa già sul serio, può essere preso sul serio il Bitcoin o meno? Dipende, per sul serio per fare che cosa? Per come metodo di pagamento forse ancora in difficoltà. Mai. Ah, quindi non potrà sostituire il dollaro come dichiarano tutti i sostenitori del Bitcoin, cioè lo scopo del Bitcoin è quello di sostituire il dollaro. Dunque, secondo lei... Auguri. No. Auguri, secondo lei una roba che guadagna, quanto ha guadagnato oggi, 6%, qualcosa del genere? Non ho guardato... Il 4%, siamo a 66.667. Allora, secondo lei una moneta che da un giorno all'altro cambia di valore del 4% può essere uno strumento di pagamento? Per esempio, lei prenderebbe un prestito in Bitcoin oggi con scadenza? Veda lei. No, io personalmente... 6 mesi, un anno, 5 anni, 10 anni, con una cosa che in un giorno passa del 4%. Guarda che se va su del 4% vuol dire che lei deve pagare 4% di più. Assolutamente. Allora, come commenta la decisione di El Salvador a, come dire, accettarla come valuta? Salvador non conta, infatti lo stanno accettando e non vuol dire assolutamente niente. Poveretti, vabbè. Quindi diciamo che è un esperimento che si può dire io, già che è un ripeto, fallimento. Quello che vado dicendo da 15 anni, quello che è un ottimo oggi, al tempo era una cosa altamente speculativa, poi quelli che hanno detto io lo sapevo perché c'aveva una grande teoria, vabbè, bondi, mi facciano vedere quanto miliardari sono, perché se sapevano che Bitcoin sarebbe arrivato a 66.000 avrebbero dovuto saperlo anche di altre azioni e di altri titoli speculativi. È un titolo speculativo, esattamente come i quadri dei grandi artisti, l'oro a cui si ispira e i francobolli da collezione. Non è una moneta, punto e basta. Quindi tutta la chiacchiera ideologica sul Bitcoin ed altri come moneta da che dovrebbe sostituire dollaro, euro, yen, è campata per aria. È uno strumento che sta godendo di grande attrazione fra le masse, adesso con la quotazione dell'ETF ancora di più, vedremo, come tutti gli strumenti speculativi basati per il momento su nessun uso pratico ma aspettativa di grande uso pratico, è difficile dire, potrebbe crollare a un momento o all'altro come potrebbe arrivare a 100.000 e poi stabilizzarsi, questa è l'unica cosa che saggia che uno può dire. Poi ognuno, a seconda della sua propensione al rischio, delle sue fantasie, se ha voglia di metterci 100.000 euro dentro ce li mette, se vuole tirarli fuori come alcuni stanno facendo, li tira fuori, si compra la macchina, e che le posso dire? Di più non si può dire, è un oggetto, moneta di sicuro per il momento non è, se poi un giorno se lo prende in carico la Federal Reserve, mi cambia il code, lo rende espandibile rapidamente senza costi enormi di mining, allora forse potrà diventare una moneta, ma a quel punto è uguale al dollaro. Ecco, questo punto era interessante. Come bisogna però interpretare allora il supporto in questo caso della SEC? Poi si tratta di futures e non del Bitcoin. Ma stesso la SEC fa il suo lavoro, si chiama Security and Exchange Commission. Quando un titolo, qualsiasi esso sia, guadagna spazio sul mercato, diventa sostanziale, comincia ad avere una distribuzione e un livello di trading anche mondiale, ha un valore capitalizzato alto, ovviamente, siccome fanno il loro lavoro, lo riconoscono e lo inseriscono e gli permettono di essere regolarizzato, eccetera, eccetera, e che strumenti derivati si possano, o non derivati, strumenti anche, si possano commerciare sul medesimo. Anzi, a quel punto, quando diventa grande, giustamente, siccome la SEC si interessa della stabilità dei mercati,
e anche altre agenzie regolatorie diventeranno più attente e faranno più attenzione e cercheranno di evitare sobbalzi, al contrario dei cinesi, ai quali la stabilità dei mercati finanziari occidentali interessa solo relativamente, interessa anche a loro, però relativamente, adesso diventa un oggetto più protetto perché ha avuto fortuna. Ma è la stessa cosa delle quotazioni dei derivati sui junk bonds degli anni all'inizio del millennio. Questo non lo sto dicendo che dovrà crollare domani. A mio avviso, continuo a pensare che non ho ben capito cosa serva di per sé, ma suppongo che in qualche strategia di portafoglio abbia delle proprietà utili, evidentemente, se ci sono anche dei grandi player che ci giocano. Ma a me l'unica roba che io ho sempre detto, avrà degli urlatori, ma che mi sembra che i fatti confermino, che una moneta non ha le proprietà per esserlo, appunto. Non ha le proprietà per essere una moneta. Ottimo, dunque focalizziamoci allora quindi il suo parere è praticamente perfettamente in linea con il parere dei banchieri centrali sotto il punto di vista del Bitcoin. Vediamo se è Ma d'accordo sì, anche certo, ma certo. sotto se è Ma non d'accordo perché io ami i sotto. banchieri centrali, ma perché è senso comune. No, sì, assolutamente. Poi lo dice anche Jamie Dimon, poi però JP Morgan intanto acquista un bel po' di Bitcoin. Però, per Il loro carità. lavoro, cioè, voglio dire, la gente non riesce, sembra che ci sia, che fare trading sui mercati finanziari sia una questione, come dire, etica. Lo è per evitare le truffe. Dopodiché io posso anche pensare che un certo strumento possa non servire per il proposito dichiarato, ma che sia un buon buy per i prossimi 3 mesi. Perché no? Va benissimo, cioè il lavoro di uno che fa speculazione sui mercati finanziari è fare soldi. Può anche pensare che una cosa sia pattumiera nel lungo periodo, o non sia utile, o non sia quello che dice di essere, ma può anche pensare che per 3 mesi salirà, se lo compri. Ottimo, quindi si tratta comunque soltanto di speculazione. In questo caso, lei è d'accordo invece con le dichiarazioni appunto dei diversi banchieri centrali che comunque si tratta di pressioni inflazionistiche a rialzo temporanei? Stavo facendo vedere ai nostri telespettatori qualche istante fa i numeri, in questo caso dell'Eurozona. Io direi particolarmente importante questo grafico che riguarda invece la Germania, perché lì stiamo vedendo una variazione dei prezzi alla produzione piuttosto importante su base mensile. Anche siamo al 14,2%, anche se l'inflazione della zona euro rimane elevata, perfettamente però in linea con le aspettative degli analisti. Quindi, come bisogna interpretare questa transitorietà? Allora, io credo che debbano, ne ho parlato parecchio anche in altre sedi in questi giorni, riassumo, credo che i banchieri centrali debbano cominciare a dire è potenzialmente transitoria se noi ci comportiamo bene, se i governi si comportano bene. Se i governi continuano a far cazzate, ne hanno fatto un tot, e noi non righiamo dritto, rischia di non diventare transitoria. Perché? Perché allora, che sia potenzialmente transitoria, abbiamo capito, che sia dovuta a tensioni dal lato dell'offerta, come io ho detto, mi permetta davvero, perché siccome l'ho scritto, ho riscritto proprio in aprile del 2020 anche sui giornali italiani, a Covid, dal punto di vista economico, uno shock di offerta. Su questo mi dispiace dirlo, ha torto anche Draghi. Il quale Draghi iniziale, quello che aveva scritto l'articolo alla lettera, alla Financial Times, non lo diceva, ma in realtà lo pensava. Perché suggeriva bisogna estendere finanziamento soprattutto alle imprese perché avevano dei problemi di liquidità drammatici a causa dei lockdown. Quindi fondamentalmente Covid è uno shock di offerta. Shock di offerta perché? Perché rende molto difficile produrre certe cose, non tutte, certe cose, con i metodi che usavamo prima. Le renderà più costose e niente, renderà molto più difficile l'offerta di certi settori. A questi si sono aggiunte le misure, in alcuni casi estreme e perfettamente inutili dal punto di vista del Covid, di lockdown estremi, le paure dell'Asia, l'Australia, la Cina, la chiusura di porti, e questo ha creato un caos in tutta una serie di settori. Infatti sappiamo, e non credo ci sia il tempo di entrare nei dettagli, che la crescita dei prezzi, anche se viene fuori la media
ovviamente alta, è estrema in alcuni settori ed è bassissima sotto la media in altri, no? In tutti quelli che si possono fare da casa, diciamo così, che si possono fare in smart working o cose di questo tipo. Bene. Allora, siccome molte di queste strozzature all'offerta sono dovute a politiche di contenimento del Covid, finché queste continuano a rendere difficile la produzione e l'attività produttiva in questi settori, queste pressioni ci saranno e saranno degli scalini di costo. Se a questi le alimentiamo, ed è qui il grave errore, le alimentiamo espandendo la domanda proprio in settori dove ci sono difficoltà di offerta, penso a follie come il bonus 110%. Okay? In Italia, che alimenta domanda un settore edilizio in una situazione in cui c'è letteralmente mancanza di offerta dei prodotti intermedi, dei prodotti utilizzati, e in cui francamente non è che esista questa valanga di imprese altamente efficienti, disposte a capaci di produrre e in assenza di domanda. Esistono imprese marginali totalmente inefficienti che fanno queste cose facendo crescere i prezzi. Allora questo alimenterà la spirale inflazionistica. Alimentando la spirale inflazionistica, se lo facciamo per un periodo di tempo troppo lungo, e si vede già negli Stati Uniti, parte la domanda salariale. Bene, se parte la domanda salariale, torniamo agli anni 70, perché allora lo salto inflazionistico non è più uno scalino, allora deve essere lo scalino perché? Perché erano cresciuti i prezzi del petrolio e dell'energia e i prezzi dei beni che contenevano tanto petrolio e tanto energia andavano adattati. Però se parte generalizzata la domanda salariale, che è legittimo parta quando non dai un segnale che conterrai l'inflazione, che aggiusterai le politiche per renderla assolutamente temporanea. Quindi io qui non sto dicendo che i lavoratori che dicono ma l'indice di prezzi è cresciuto del 6%, mi dispiace, ma mi devi aumentare il salario perché adesso guadagno meno di prima. Se parte quella, le politiche monetarie accomodano, o le fiscali, perché siamo in periodi di recess fiscale un po' da entrambi i lati dell'Atlantico, rischiamo la spirale che si autoalimenta. Questo è quello che oggi si può dire. Quindi siamo un po', a me sembra, ormai da 6 mesi, è chiaro, siamo lì, in un equilibrio molto instabile. Credo sia necessario che le banche centrali mandino segnali più precise di basta liquidità, e credo sia il segnale necessario suggerire ai governi di darsi una calmata alimentando domanda laddove proprio non è necessario, perché il problema sta tutto nell'aggiustare l'offerta. Perdoni il comizio, ma ho sintetizzato. No, sì, assolutamente. Poi ci sono anche dei colli di bottiglia che stanno forse continuando per più a lungo rispetto al previsto, almeno quelle che erano le previsioni. Poi dall'altra parte questa cosa che sta accadendo nelle ultime 2-3 settimane, due membri della Fed che erano più falchi se ne stanno andando entro fine mese, e oggi abbiamo visto anche che Jens Weidmann, uno dei pochi falchi all'interno del consiglio direttivo della BCE, che lascia la Bundesbank e di conseguenza anche la BCE, con un consiglio di fare attenzione sempre di non sottovalutare le pressioni inflazionistiche al rialzo. C'è un squilibrio, ecco, a suo avviso, tra in questo caso falchi e colombe nelle due banche centrali. Poi anche Powell potrebbe andarsene via, non è nulla chiaro, ecco. Allora, io cosa vuole la classificazione falchi colombe? L'ho sempre trovato un po' un'eccessiva semplificazione. Certo, la tendenze politiche dominanti, quelle sono di un utilizzo francamente folle da parte di Biden, da parte dell'ECB, da parte di molti governi europei, e mi dispiace in questa fase, devo leggermi la nota aggiuntiva, capisco è uscita oggi o ieri, non ho avuto tempo, spero che il governo Draghi non si aggiunga alla lista. Da quel poco che ho visto dei lanci d'agenzia, se ho capito, si sono inventati quota 102, vogliono aumentare la spesa pensionistica. Bravi, il bravi è ironico. Certo, ripeto, il problema è politico. Vede, è politico. Se continuano con questa follia, avremo una bella stagflazione, garantita. Meglio che si diano una calmata. Cioè, voglio dire, è successa una cosa. È arrivato un virus, adesso lasciamo stare politiche giuste o sbagliate, ma comunque in una maniera o nell'altra ha reso molto più difficile fare alcune cose. Vuol dire ha aumentato i costi, è banale. Cioè, obiettivamente oggi mangiare al ristorante costa di più di quanto costava 2 anni fa, perché alcune cautele, alcune regole che bisogna seguire per evitare il contagio, giustificate o meno, non importa, aumentano i costi.
Lo stesso vale nei trasporti, lo stesso vale in un'altra serie di attività. È un costo sociale che va distribuito, siamo tutti leggermente più poveri. Ora, dipende da come distribuiamo questi costi. Se pretendiamo che questi costi non li paga nessuno, che è esattamente quello che è successo ai tempi dello shock petrolifero, avremo la stessa conclusione. Questa è la macroanalisi. Poi possiamo entrare nei dettagli, lei le chiama strozzature, non sono strozzature, capisce? Sono proprio conseguenze di scelte politiche che non vogliono riconoscere che esiste un cambio nelle condizioni di offerta. Adesso vedremo, cioè Biden dovrà nominare delle altre persone, vedremo chi verrà nominato, vedremo chi va, vedremo se resta Powell. Quello che sto dicendo è il consenso di corridoio fra chi si occupa di queste cose. Francamente proprio il consenso, non sono per niente estremo, sono molto mainstream in questo caso. Poi sa, io non ho niente da, non ho una sedia da proteggere, quindi parlo liberamente. Altri purtroppo stanno zitti, il che è rischioso. Assolutamente sì. Allora, parlando di stagflazione, che mi sembra una parola chiave soprattutto in queste ultime settimane, ci sono rischi concreti di stagflazione e soprattutto sono più elevati negli Stati Uniti o in Europa? Quello che almeno abbiamo notato negli Stati Uniti è che c'è stato comunque un incremento degli stipendi. Non possiamo dire lo stesso dell'Italia o forse anche dell'Europa, perché c'è stato un incremento minimo a livello zona euro. In Italia io potrei dire anche zero, cioè nel senso gli stipendi per il momento non sono stati indicizzati all'inflazione. Quanto sono concreti i rischi di stagflazione in questo caso in Europa e negli Stati Uniti? Allora guardi, se viene per entrambi, temo purtroppo. Tutto quello che lei ha detto è vero, la ripresa salariale negli Stati Uniti era già partita, perché pre-Covid eravamo all'anno 11, se non ho perso il conto, di una ripresa lunghissima con tassi di occupazione o tassi di disoccupazione, meglio, bassissimi, e in certi settori, specialmente per il lavoro qualificato, ma anche per quello meno qualificato, la domanda era estremamente forte. Le politiche prese hanno fatto scappare dal mercato del lavoro alcuni milioni di persone, quindi c'è una riduzione fondamentale dell'offerta di lavoro negli Stati Uniti, che c'è un trend di lungo periodo, vero, ma c'è uno scalino in giù avvenuto durante i primi sei mesi del 20, che è stato recuperato molto parzialmente, quindi sono, diciamo, 4 punti percentuali, circa 3 punti percentuali di forza lavoro. Questo vuol dire qualcosa come 5-6 milioni di lavoratori in meno. E siccome sono concentrati in certi settori, questo fa l'effetto sui salari. Quindi la domanda salariale, anche se non è legalmente indicizzata, la gente aumenta i salari. Anch'io, quando tornerò, farò presente al DEI, giovanotto, guardi che vogliamo parlarne, noi di solito aggiustiamo i salari ad aprile-maggio, vogliamo parlarne, e quindi questo è normale. La parte stagnazione, ora la ripresa americana è stata fortissima e rapidissima, non c'è nessuna, al di là degli errori, a mio avviso errori, o comunque delle politiche più o meno pericolose ed estreme prese per contenere il Covid, non c'è nessun fattore strutturale che debba uccidere quell'espansione che era possibile nel 19, perché la frontiera tecnologica si sta muovendo e gli aumenti di produttività ci sono. L'Europa in tutto questo è un po' indietro, però insomma il nord Europa non cresceva come gli Stati Uniti, ma cresceva abbastanza allegramente. Non glielo so dire, su questo purtroppo non sono la persona giusta per questa intervista. Se lei chiama uno che fa come dire investment banker, loro sono sempre molto certi, tanto poi se si sbagliano ci si scorda. Oggi devo dire obiettivamente la stagflation è possibile se si continuano ad adottare politiche non adeguate alla bisogna, e la bisogna non è quella di aumentare la domanda, non è quella di restringere l'offerta di lavoro con sussidi, non è quella di mantenere restrizioni all'attività economica, ma è di accettare che questa cosa è stata fondamentalmente sconfitta, che occorre ripristinare la normalità come stanno facendo in Nord Europa dando il buon esempio, farlo con intelligenza, vabbè. E soprattutto a questo punto, siccome ci sono dei cambiamenti strutturali
per la gestione di questo virus. In alcuni settori occorre facilitare l'aggiustamento di questi settori. Quindi se c'è da fare delle politiche industriali, vanno fatte mirate laddove il Covid colpisce permanentemente. Ecco, un'ultimissima domanda che invece riguarda il fatto che l'Italia, spesso criticata, è stata molto lodata in quest'ultimo trimestre. Era fra le altre cose l'unico paese, credo, all'interno dell'Unione Europea, non solo dell'Eurozona, che secondo il Fondo Monetario Internazionale, anzi il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo le stime della crescita del PIL in Italia per 2021, invariato per 2022, però tutti gli altri paesi, incluso proprio gli Stati Uniti, sono state riviste, ecco, al ribasso. Quindi che cosa possiamo dedurre dell'Italia in questo ultimo anno? Ma non ho ben capito da chi sia stata lodata. Io capisco. Beh, è stata data come esempio anche a livello di, se vogliamo dire, anche di me, ma lodata da chi? Anche se vogliamo dire del Fondo Monetario Internazionale, anche oggi sono arrivate delle dichiarazioni che ecco, il comportamento dell'Italia sono state a livello di campagna vaccinale esemplare, anche se ha iniziato un po' lentamente, poi c'è stata un'accelerazione importante. Sì, pensavo si riferisse alle politiche economiche. Sì, sui vaccini Mario Draghi e in particolare in generale hanno fatto molto bene, gli italiani pure, gli spagnoli hanno fatto meglio, quindi non è che siamo proprio i primi della classe, erano partiti anche loro molto male. E bene, sì, mi pare bene, infatti a mio avviso la questione vaccinale è fondamentalmente risolta. Infatti in altre sedi ho detto che a mio avviso va calata, il governo dovrebbe fare uno sforzo per far calare la tensione sociale che si è creata attorno ai vaccini, questa lotta di religione assurda. Occorre accettare che una parte della popolazione non si vuole vaccinare, gestire questa cosa in maniera razionale. Io sono stravaccinato, mi stravaccinerò, ma non è quella la questione. Raccomando a tutti di vaccinarsi, è buono e fa bene a grandi e piccini, come ho detto. Qualcuno mi ha saltato addosso: no, ai bambini fa male, ma va. E comunque non è questione di vaccinare i bambini, però occorre anche smetterla con la guerra di religione. Occorre creare una situazione di ritorno alla normalità e anche di rispetto. Certo, chi non si vaccina ed è a rischio ed è una persona abbastanza irresponsabile che ci rischia di far danno, ma d'altra parte viviamo in mille istanze con persone irresponsabili che rischiano di far danno: chi guida mezzo ubriaco, chi salta al rosso, chi butta spazzatura per la strada, chi beve troppo, chi fuma troppo. Fanno parte della società, e la tolleranza è quella cosa lì, che vuol dire che non è che li usi, insomma, li trasformi in modelli sociali, gli spieghi che fanno danno a se stessi e agli altri, però nemmeno li bruci sul rogo. Questo è il mio punto di vista su questo. E invece tornerei a occuparmi di questioni economiche che mi sembrano drammatiche. E ripeto, spero che il governo Draghi non sia stato lodato da qualcuno per l'estensione del 110, che è una misura folle, e di altre cose come queste che sento sul terreno delle pensioni, di aumentare la spesa pensionistica. Francamente, se queste cose si trasformano in realtà, altro che lodare. No, assolutamente, almeno per dovrò persino io mettermi a criticare il mio vecchio professore, perché davvero non è il caso. Non è il caso di stare a Palazzo Chigi, sono sicuro che non sono idee sue, si immagini, sono sicurissimo. Ma accettarle in una situazione come questa, in un paese come questo, c'è ben altro a cui pensare. Ottimo, grazie mille. Per il momento almeno non abbiamo sentito se alcuna lode sotto questo punto di vista. Grazie mille. La ringrazio, spero di non essere stato troppo... No, assolutamente no, anzi chiarissimo come sempre. Michele Boldrin, professore Washington University, economista. Grazie, alla prossima occasione. Grazie, buona serata.